Bentornati su Dynamod, vi propongo oggi unboxing, prime impressioni e anche un po' riflessioni di quello che è l'uscita per quanto riguarda Open War, che sono le carte per quanto riguarda Age of Sigmar rilasciate dalla Games Workshop e che aggiungono parecchie cose per quanto riguarda il gioco. Principalmente sarebbero carte che riguarderebbero il gioco basato sul gioco Open, ma secondo me possono dar molto anche un gioco di tipo Matched, magari scartando alcuna parte delle carte stesse, ma sono veramente molto interessanti al riguardo. Pertanto direi che possiamo proseguire con la visualizzazione di quello che è il contenuto all'interno della confezione stessa. Aprendo il box possiamo vedere che per quanto riguarda l'apertura non è proprio il massimo, tende un po' a far forza, quindi dovete fare attenzione quando lo aprite perché rischiate di rovinare un po' la parte, soprattutto la parte anteriore per quanto riguarda le carte. Poi cominciamo a togliere il contenuto dall'interno della confezione e la prima cosa che possiamo vedere è il manuale di istruzioni, se possiamo chiamarlo così, perché all'interno troverete il modo, con queste quattro paginette che potete vedere, di utilizzare questo particolare aggiunta, ovvero come schierarle, come utilizzarle, quando utilizzarle e perché utilizzarle. Direi che è da tenere in considerazione. E ora, Mettendo da parte le istruzioni, controlliamo cosa troviamo all'interno della confezione. Potete vedere che troviamo 12 diverse carte obiettivo. Queste sono molto interessanti da guardare perché permettono veramente di cambiare un bel po' il modo di giocare il gioco utilizzando questa, diciamo, espansione Open World. Tenete conto che appunto queste carte propongono diversi obiettivi da realizzare che appunto vanno a ciascun giocatore e sono veramente molto interessanti da leggere perché possono portare qualcosa di più da dare al gioco e dare maggiore varietà al gioco stesso. Mettiamo da parte ora gli obiettivi e cominciamo a guardare la seconda parte che sono gli schieramenti. Questo credo che sia forse una delle più importanti cose da guardare all'interno di questa confezione. Perché? Perché proporrà diversi sistemi che diventano veramente molto interessanti per quanto riguarda il tipo di gioco che possono portare ad avere. Direi che forse l'aggiunta più grande che c'è all'interno degli open world è unire questi, cioè gli schieramenti, assieme agli obiettivi. Ma comunque anche soltanto utilizzare questi schieramenti propone veramente molti diversi approcci al gioco e secondo me anche soltanto per utilizzare queste prime due parti del box stesso di Open World è la parte più interessante di tutta la confezione. Un'altra parte di gioco che secondo me viene influenzata molto da questa confezione è i twist, che propongono un cambiamento delle regole o aggiungere regole particolari che possono portare veramente a un implemento del gioco, quindi cambiare un po' le carte in tavola, che appunto è quello che sarebbe il motivo di usare le twist. Quindi anche queste diciamo che potrebbe essere aggiunte al gioco in generale per spiegare quello che è il cambiamento che porta questo tipo di box stesso. Poi possiamo partire con le Sudden Death Cards, che sono in totale di 6, ed ecco che queste sono un po' particolari perché dipende da quante ferite ciascun giocatore ha, ricordiamo che queste sono pensate per l'open e alla fin fine soltanto il giocatore che avrà meno ferite potrà pescarne una. Le carte finali sono quelle della Rules e anche qui sono 6, però queste possono essere pescate solo se un giocatore ha meno di metà delle ferite rispetto all'altro giocatore nell'armata. Possiamo anche vedere che girando le carte dietro a ogni tipologia di carta c'è uno sfondo diverso, quindi dato che dovrete pescarle a caso e quindi averle in questo modo posizionate, non avrete problemi a confonderle, quindi le troverete di sicuro e non avrete problemi, sono indicate sia la carta che un'immagine diversa, per cui sono veramente molto interessanti. Ecco che quindi potrete veramente avere la possibilità di giocarle e selezionarle in modo senza tanti problemi e senza confonderle anche magari davanti senza tanti problemi. E ora guardiamo alla carta stessa. La qualità è praticamente la stessa di quelle di Shakespeare, di cui la recensione vi ricordo potete trovare qua in cima in alto a destra. Ed ecco che la carta stessa non è proprio il massimo. Io vi consiglio, se intendete giocarle, di prendere delle bustine in cui metterle trasparenti, ovviamente, perché altrimenti non vedreste il retro. E sinceramente è una cosa che vi consiglio perché mi sa che si ruineranno molto facilmente e molto velocemente.
E ora ci portiamo alle conclusioni finali per quanto riguarda questa espansione dell'open world, questo box di carte. Ecco che se le sudden death e le rush cards possono essere ignorate, perché più o meno tutti i giocatori proporranno, almeno a Magic, che può essere utilizzato anche a Magic, armate più o meno con lo stesso ammontare di ferite, ecco che invece per quanto riguarda il giocare alternativamente, sono quelle più scartabili. Poi si possono togliere i twist volendo. Ma quelle più importanti da utilizzare secondo me sono le deployments e le carte obiettivo. Queste secondo me portano molto aggiunta al gioco stesso, quindi io ve le consiglio. Sinceramente questa è forse una di quelle espansioni, possiamo chiamarla espansione per quanto riguarda il gioco, che è più interessante da acquistare perché veramente aggiunge veramente molto. Ero prima un po' dubbioso al riguardo, però avendole in mano ammetto che veramente sono estremamente interessanti. Da Dynamod per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!